Noi come Confindustria abbiamo patrocinato questa iniziativa per un nostro associato che negli anni ha dimostrato l'importanza della comunicazione ed è stato sempre al passo con i tempi, ha seguito il cambiamento e il modo di comunicare che si è evoluto in questi anni in modo anche significativo. Vogliamo ringraziare Hammer e soprattutto nelle persone di Tiziano Bollettini e Mariella Liberati che ci hanno coinvolto in questa bellissima avventura, in questo bellissimo progetto. Un progetto che permette di rendere fruibili le immagini a chi, meno fortunati di noi, non hanno la possibilità appunto di fruirne. È un progetto che secondo noi ha una grande valenza etica e sociale. Devo dire che siamo veramente, veramente molto, molto contenti di questo progetto, di averne fatto parte e di aver contribuito. Mi ha particolarmente colpito la provocazione e la suggestione forte tra la connessione e la comunicazione visiva da una parte, sulla quale noi tutti siamo abituati a ragionare, e dall'altra invece il poterlo associare a quello che chi non vede in realtà ha bisogno di percepire attraverso quella comunicazione. Non è una mostra come le altre, è un evento espositivo come gli altri, ma è l'inizio di un percorso di sensibilizzazione e di promozione della cultura, dell'accessibilità e della fruibilità, della cultura a tutti. Credo che questo possa essere un ottimo inizio e ringrazio l'Hammer, ringrazio anche l'Unione Italiana Ciechi perché hanno saputo trovare un mix, un giustissimo mix tra l'arte, la cultura, la comunicazione e anche il bisogno, il desiderio di rendere tutto ciò accessibile.